presidio permanente, scegliamo un posto anche itinerante, o usando, non so se riusciamo a reperire un camper o addirittura un galteo, qualcosa che si possa stare anche notte e giorno, di modo che sia per fare attenzione, per fare attenzione sulla disabilità, lo chiameremo proprio progetto di disabilità e fare una lotta cotina per attirare e mettere, non so se siete d'accordo, mi piacerebbe fare. Certo, ma comunque praticamente siamo in work in progress, a settembre comunque riprenderemo. Già l'idea che ci pensate. Certo. Dici Nicola, tu che stavi dicendo? C'è una su internet, c'è un video che ho visto ultimamente, non so se e c'era praticamente questo tizio che ha messo la macchina sul posto di disabili in Spagna, non so se l'avete visto. I ragazzi praticamente ci hanno messo, l'hanno ricoperto di post-it a formare diciamo anche una carrozzeria. Sì. Questo tizio non è come si è trovato questa macchina. Si è incazzato, insomma, sai, perché poi doveva non riusciva a togliere. La polizia pure ci ha fatto brava molto, non si era fatto proprio, è venuto ammazzato, insomma, mancava un particolare, poi volte che l'hai venuto a fuori, poi capiva tutto. Diciamo è stato un avvertimento che ci hanno fatto. Come avvisato, mezzo secondo. Vorrei dire, non so, Nico, l'idea della lotta. Se, anche nel novero delle idee, diciamo. Potrebbe essere simpatica questa cosa, perché a Napoli abbiamo molto materiale. Si potrebbe studiare un flash, informativo, un'azione dimostrativa. Certo, Teresa, vieni, ma sentiamo la tua mancanza, siamo quasi, siamo in conclusione, quindi devi entrare anche tu. Nel nostro, siamo a posto, diciamo, abbiamo completato? Cioè, ma fate sapere, era tutto nulla, no Teresa, hanno pure pagato, fatto apposta, gli hanno pure ciao Nicola, allora ci aggiorniamo e poi diciamo per l'inizio di settembre rimetto di nuovo il sondaggio per scegliere la giornata di quando ci vogliamo rivedere, va bene? Quindi abbiamo e un'altra cosa, diciamo qualunque cosa volete comunque scrivere, ci sono sempre diciamo aperti, sia il la piattaforma Wiki, la pagina di Facebook, e per chi usa la piattaforma Meetup ci sta anche la discussione sulla disabilità sul Meetup. Quindi qualunque cosa dovete scrivere in questo periodo che magari non ci rivediamo, usate i canali e scriviamolo su questi canali, va bene? Le linee guida le abbiamo date? No, certo Angelo, no, dicevo, come diceva per esempio Teresa, se c'è qualche norma, qualche cosa diciamo che volete scrivere, ci aggiorniamo. Ciao Nicola. Praticamente usiamo questi canali. Io un attimo, sì, ciao Nicola, voglio un attimo ringraziarvi tutti. Io approfitto, ringrazio praticamente tutti i partecipanti a questa seconda riunione sulla disabilità e come siamo rimasti d'accordo ci aggiorniamo nella prima settimana di settembre. Per rivederci per il terzo incontro. Quindi un abbraccio a tutti e ci sentiamo alla prossima. Abbiamo chiuso, dai. Sì, possiamo chiudere? Sì. Possiamo chiudere, ragazzi. Ecco. Senti, allora io i punti.